da chi non ne può più. Sono di ritorno da un viaggio su Saturno per vedere meglio gli anelli. Bene. E mi dicono che il PD a Dolby ha qualche piccolissimo problema. Le correnti sono state sciolte da Matteo Renzi ufficialmente. Parliamo di arie. Io ero abituato a considerare aria un'altra cosa, però è vero, non è vero, non è vero, non ci sono queste diatribe interne, sono gli alieni che mettono in giro queste notizie. No, ma guarda, la cosa è talmente, è un po' più complessa, nel senso, è quindi più difficile di quanto tu possa immaginare. I giornalisti tendono sempre a semplificare. Assolutamente sì. Il PD in questo momento, come dire, ha al suo interno, secondo me, tante persone capaci, anzi, tante persone che potrebbero dimostrare capacità nell'amministrazione. Il problema è che non c'è dialogo, non c'è confronto e non c'è come dire, un'idea di città. O meglio, ognuno di noi ce l'ha nella sua testa, però non riusciamo a confrontarla e a confrontarci all'interno del Partito Democratico. Per risponderti ti dico, io sono un tesserato di prima ora, essendo stato l'ultimo segretario della Margherita, che ha traghettato appunto la Margherita nel Partito Democratico. Quindi io ho la tessera numero uno in assoluto del PD e la tessera numero due in assoluto del PD ce l'ha Domenico Piccinu dei DS. Quindi pensa quanto io ho investito in questo partito. Certo. Ti faccio un esempio. Alle elezioni passate io sono stato votato dagli elettori e il consenso è stato importante. Io nella mia lista ho preso 550 preferenze. Davanti a me arrivò Rino Piccinu con 557, dopodiché Giampiero Scanu con 800 e passa. Quindi la logica avrebbe voluto che io fossi entrato in giunta. Qual era il mio problema per non entrare in giunta? Non avevo le caratteristiche, non avevo le capacità, non avevo l'esperienza. Evidentemente si è fatto un discorso personale nei miei confronti. Ma l'ha fatto il partito? Lo ha fatto il partito in una forma strana, cioè lo ha deciso qualcuno. Allora, cosa voglio dire con questo? Io voglio dire, se un partito non mette in rilievo le migliori forze, le migliori capacità, le migliori persone, evidentemente c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. È un contenitore, finisco perché mi hai detto di essere breve nelle risposte, è un contenitore che come dire, tiene tante persone, tante personalità, ma di fatto non produce un cibo commestibile. Allora, il cibo commestibile è certe volte proprio indigeribile, perché perdiamo i pezzi, lo Stato arretra e voi litigate. Forse potete anche perdere le elezioni per questi litigi, cioè siete separati in casa e la gente non capisce, uno, perché, due, la ragione sfugge ai più per motivi concreti, la tecnologia ci persegue, insomma. Però... Bene, ma questo no però, perché no, non siete separati in casa. No, siamo separati in casa, te l'ho appena detto, non ho nascosto il problema all'interno del PD e poi ho anche, come dire, una strada per poterlo risolvere, però ci arriviamo dopo. Chi insiste così è per forza una donna. Quindi è il telefono che squilla. Ma vorranno magari Emma, no? Sicuramente. perché per chi non ci ascolta, per chi ci ascolta, qua c'è Emma. Beh, che Emma si sta intervistando. Fa le domande. Dicevo, no, in realtà abbiamo sempre difeso il territorio. Purtroppo esiste una diatriba campanilistica o di campanile tra due territori che oggi si devono definitivamente rendere conto che la guerra è con altri e non tra noi, quindi Tempio e Olbia. Io ho sempre pensato alla Gallura intera, lo dico francamente, senza nessun tipo di problema. Oggi con i riordini imposti dal governo nazionale, con tutta una serie di cose obbligatorie, perché comunque abbiamo speso troppi denari nel passato e li abbiamo spesi male, credo che delle scelte vadano fatte.
Tra queste scelte chiaramente ci sono i cosiddetti riordini, quindi è possibile perdere un ospedale, è possibile perdere un tribunale, è possibile perdere una provincia. Ecco, su tutte lo dobbiamo mettere nel conto? No, su tutte queste tematiche in realtà il territorio ha risposto con forza, ma purtroppo il cagliaricentrismo, di cui oggi si difendono anche i sassaresi e i noresi, che stanno praticamente patendo ciò che abbiamo patito noi nel passato, con la differenza che noi avevamo il mondo dell'impresa che era il cuore pulsante della Gallura, la locomotiva, esatto, e quindi di fatto il nostro popolo in qualche modo stava bene, e invece loro avevano, come dire, l'assistenzialismo dato dagli servizi, quindi tra virgolette assistenzialismo, cioè la presenza economica data dai servizi. Però forse erano meglio, dei servizi che servizi, esatto, quindi le università, la sanità, ecco. Oggi tutto questo praticamente non c'è più, quindi tutti... E non potrà più esserci, bisogna avere anche il coraggio. Assolutamente sì, non potrà più esserci. Però io non capisco, allora, questa città funziona, certo. È bella, a me non sembra che abbia tanti problemi, per la verità, insomma. Questa città è La crisi l'abbiamo superata. Questa città è bella perché il buon Dio ci ha reso sto posto incantevole e meraviglioso. Poi come noi umani da Saturno stiamo scendendo, quindi come noi umani l'abbiamo combinata, questo è un altro fatto. C'è una città che ha 17 piani di risanamento, che ha un piano di fabbricazione che è datato 1978, quindi questa città è ancora datata allora, che non ha colto ciò che la Gaccan ci ha dato, cioè la possibilità di capire che cosa vuol dire essere un luogo internazionale, è vissuto per l'internazionalità da popolazioni che da tutto il mondo vengono qua. Non abbiamo fatto un ragionamento serio sul turismo, non abbiamo analizzato il turismo, quindi per turismo abbiamo inteso tutto, dietro al turismo si sta bene, però non abbiamo poi fatto delle analisi. Cioè manca una strategia. Manca una strategia, certo. Però, allora, la dote più importante per fare politica qual è? La lungimiranza, l'onestà, la serietà e anche... È un fan o di Emma oppure dell'autista silente. Noi abbiamo un autista silente e l'operatore parlante, siamo una famiglia un po' strana, una specie di famiglia Adams. Bene. Riportata. Insomma. Tra l'altro mettiamo in fila l'importanza dell'auto, delle presenze in auto. In primis viene Emma. Assolutamente. Ma poi gli altri. Ha già fatto qualche promessa elettorale, perché la vedo molto docile, molto. Guarda, mi sta rilassando, la sto accarezzando una cagnetta fantastica. Ha chiesto qualcosa in cambio? Zero. Anche perché non potrei dargli niente. Zero. Possiamo raccomandare nessuno, una spintarella. Guarda, sai, io posso dirti in 22 anni di politica di aver trovato qualche posto di lavoro per caso a qualche amico, ma non perché lo abbia ricercato. Di questo me ne faccio un vanto. Non ho mai mischiato la politica con gli interessi legati alla politica attraverso la gestione di posti di lavoro. Ho sempre pensato che la politica sia una roba seria e conseguentemente a questo mi sono comportato. Sai, io nella vita faccio l'imprenditore. Poi ne parliamo. Un grande filosofo sosteneva che è buono ciò che è buono moralmente, però vorrei chiarire meglio il concetto. Noi abbiamo un amministratore che è buono moralmente, quindi non corrotto, ma non fa nulla. E invece abbiamo uno che è un po' maneggione, ma poi alla fine le strade le fa, l'infrastruttura che serve c'è. Chi dobbiamo votare? Non era questo il senso del mio ragionamento. No. Perché sennò squalificherei ciò che ho fatto in questi anni. No, non c'era alcun riferimento. Tant'è che ti stavo dicendo, io nella vita faccio l'imprenditore, anzi la metterei così, io mi sento un cittadino, un operatore economico e uno che fa anche politica. Questa è la mia mi piace molto. È la mia filosofia di vita. La politica mi ha dato tanto perché comunque è un'esperienza importante questi 22 anni, sai, io ho fatto il diploma fuori dalla Sardegna, l'ho fatto a Salerno in Campania in un collegio salesiano e quando rientrai ad Olbia, quando Pierpaolo lo sa bene questo perché ci siamo pure incontrati a Salerno,
casualmente, cioè, mi ha cercato in una piazza e salta fuori questo, te lo trovo io Ricciu, è vero o no Pierpa? Ma i salesiani sono no vabbè comunque vabbè. Detto questo, quando sono rientrato qua io farei giustamente la prima domanda: senti, allora ti iscrivi all'università? Io ho detto no, guarda, all'università no, perché io dopo 5 anni fuori di casa vorrei stare a casa con i miei amici e vorrei iniziare a lavorare, e così feci. Però devo dirti che mi sentiva, cioè mi era stretta la città rispetto ad una città di 400.000 abitanti, quindi Salerno, Olbia che allora ne aveva 25.000, 30.000, sto parlando dell'80, gli anni 80, la sentivo stretta, quindi avevo bisogno di fare qualcosa di diverso, e quindi un po' di favella, gli amici mi dicevano di Gianni ce l'hai, candidati, mi candidai e devo dire la verità, fui da subito votato, quindi fui eletto, e quella è stata la mia università. Quindi voglio legare il discorso e voglio ritornare alla domanda del filosofo. No, un politico deve essere onesto, ma deve essere anche uno che sa pianificare, uno che sa progettare, uno che sa programmare. Ti devo dire, nel 97 io incontrai Nizzi, allora sindaco, noi facciamo una lista civica, io, Gio Maria Uggias e Pierluigi Caria, e andammo al ballottaggio contro Nizzi. Purtroppo perdemmo le elezioni, il ballottaggio, perché andammo da soli, non facevamo l'apparentamento. Nizzi divenne sindaco di Olbia. Io non dimenticherò mai quello che gli dissi. Io gli dissi questo: caro sindaco, sei determinato, dinamico e veloce. Se tu farai, perché poi tra l'altro il bilancio allora lo prevedeva, cioè te lo permetteva, se tu farai un progetto della città che prevede e tiene conto della riqualificazione urbana di questo luogo, se tu col tuo dinamismo come dire, darai una parvenza di internazionalità alla città, questa città molto probabilmente non avrà bisogno di confrontarsi e si lega tutto, o di scontrarsi necessariamente con altri territori per poter mostrare la sua forza economica. Ecco, quindi cosa è mancato? È mancato praticamente, e cosa è stato la città in questi ultimi 22 anni? È stata gestita in modo disordinato dalla città, è un po' come se io nel mio cantiere entrassi e come dire, facessi prima il tetto, poi facessi i pilastri e poi le fondazioni. Prima o poi qualche crepa viene fuori. Ecco. Com'è possibile che accadano queste cose? Perché questo lo dice la maggioranza e lo dice anche l'opposizione a qualunque livello, però poi insomma bisogna rendere conto agli elettori. C'è l'inca... Non se ne accorgono, no, non c'è... lo sanno. Non è vero, non vabbè, vedo, vabbè, aspetta, però Fabri, io credo che, perdonami di sentito del tu, ma siamo così in una... Prever diceva, do del tu a tutti quelli che si amano. Bene, io la posso anche cogliere questa cosa. Beh. Dico, tante cose sono state fatte, il problema è che siamo partiti veramente da una serie di cose che ci hanno in qualche modo sovrastato. Cioè noi non abbiamo capito che il motore economico della Gaccan, che costruisce un luogo dal niente, doveva essere poi alla fine guidato. Un esempio pratico, nel 97... È il compito della politica. Assolutamente sì. Un esempio pratico, nel 97-98 dissi a mio padre, lo ricordo anche questo con molta chiarezza, ho detto papà sono contento, perché io per mio padre uso ancora il termine papà, molti si vergognano, io no. Uh-huh. Dico papà, sono contento di questo problema sul master plan, di questo stop della regione sul master plan, perché sono convinto che le imprese locali e gli olbiesi, piuttosto che fare sopraelevata a destra e sopraelevata a sinistra per andare a lavorare, finalmente frequenteranno la città e la faremo finita di vedere queste case immense senza l'intonaco sugli esterni. Cioè la città verrà rivisitata e il mondo dell'impresa dovrà occuparsi attraverso la ricerca di lavoro di migliorare la propria città. In parte questo è avvenuto, ma è avvenuto come dire sempre sulla base di un piano elaborato nel 1978. Cioè, siamo italiani improvvisatori, insomma. Sì, abbiamo improvvisato tanto. Prima ha fatto riferimento a... Ci diamo del tu. Sì. Per me va bene, Fabri, non è che... Sei distratto, perché io ti vedo spesso in macchina, ti suono con la macchina ma non rispondi mai. A piedi sei distratto, invece... No, a piedi non dà del tu. Poi è un politico sempre. No, io no, cittadino, operatore economico, uno che fa anche politica. Vabbè. Ci tengo a questa cosa. Vabbè. Allora, grazie. Al cittadino che è anche un operatore economico nel settore dell'edilizia, sì. Io volevo chiedere un consiglio. Sì. Io ho una casa piuttosto grande, insomma...
però 2-3 mila metri. Ho letto che sei un cattolico che ha studiato i salesiani, eccetera, eccetera. Quanto può venire a costare un attico di 300 metri quadri a Roma? Perché un cardinale mi ha chiesto se possiamo fare qualcosa. Si chiama Tarcisio. Sì, sì, sì. Seguo Bertone per i giornali e i telegiornali. Quanto può... Che cosa vuoi che ti dica? Beh, quando, cioè, se io, ci possiamo venire incontro. Mi stai facendo... cioè, devo fare l'agente immobiliare. Anche l'agente immobiliare. Anche l'agente immobiliare, però... 300 metri quadri a Roma possono essere... Un valore commerciale 8 milioni di euro, possibile. Posso posticipare l'acquisto? I miei soldi ce li hai, poi perdi la caparra. Stai attento. Sono messo male. Così poco. Eh sì. Quindi... Buona parte dei lavori è stato fatto sottraendo denaro alle prebende. Sì. Cioè, si prendevano 7 euro per quello e 2 per i poveri. Sì. Va bene? Ma non possiamo organizzare qualcosa? Sì, io l'ho già organizzato qualcosa. Per me. Io l'ho già organizzato. Il cartone è a posto. Io l'ho già organizzato qualcosa col 7x1000. Stiamo tentando di costruire una scuola in Uganda intestata a mia sorella, una scuola materna che è morta dopo il parto, lo dico perché è una roba... È conosciuta. Sì, esatto, sì, quindi certo, credo che certo. Chi ascolta se la ricorderà, anzi è anche piacevole ricordare mia sorella certo, in questa intervista. Tra l'altro è stata la maestra dei suoi figli, quindi delle sue figlie, quindi sono felicissimo di questo passaggio. Devo dirti che ci siamo appoggiati ad un prete in Uganda che di fatto è una persona meravigliosa. So di tante persone di chiesa che si comportano in modo serio. Sì, purtroppo il potere a volte è, come dire, logora. E credo che anche la Chiesa sia stata in parte logorata dal potere e da un equivoco di fondo, cioè che come dire, l'assioma Chiesa potere. No, ecco, questo Papa per esempio sta smontando tutto questo stimpalcato per dare alla Chiesa quella dignità morale che deve dimostrare evidentemente. In queste conversazioni, oltre che parlare dei problemi della città, fatti nazionali, d'attualità, eccetera, proviamo a mostrare, forse anche per la prima volta, degli aspetti, diciamo, quasi privati, comunque personali, di personaggi pubblici che, appunto, nel tuo caso specifico, da 22 anni spesso sono sui giornali, spesso sono in televisione, eccetera. Però che fai nel tempo libero? Che faccio nel tempo libero? Ma lo dedico a mia figlia, lo dedico alla mia compagna, lo dedico alla mia famiglia, lo dedico alla mia campagna, lo dedico alla mia pesca. Io vado a pescare dalle spiagge d'inverno, perché mi danno, il mare mi regala della roba. Ah, non in pescheria? No, assolutamente. Non mi piace il pesce, non lo mangio, lo pesco. Le spiagge sarde d'inverno sono qualcosa di pazzesco, a parte c'è la giornata fantastica, a contatto con la natura, e credimi, il mare ti regala tanto. Una cosa che invece detesti, proprio insopportabile? L'ipocrisia. L'ipocrisia è... Però nella politica non ce n'è. Tanta. No. L'ipocrisia è l'incapacità di essere maestro. Io quando mi candidai la prima volta, io ho diverse persone che mi hanno comunque dato la mano in questi anni, però io non dimenticherò mai Tore Mibelli, che mi disse: allora, io ho 56 anni, sono vecchio e ti vorrei traghettare e vorrei darti una mano, quindi tu ti dovresti candidare. C'aveva 57 anni e Tore notoriamente una persona molto seria, quindi io farò uguale. Pensare che non voglio della terza caratteristica della mia persona, quindi di quello dell'uomo a cui piace fare anche politica, farne, come dire, una gabbia della mia vita, assolutamente no. Leggendo, ho 50 anni adesso, quindi abbiamo 49. Quindi fra un po' nella terza età. Abbiamo 7 anni di attività al 100%. Possibile, altri 7 anni li abbiamo. Allora, negli Stati Uniti il 7 è nato. Sì. Oh, caspita, Obama ha finito. Allora, leggendo le cronache, qualche volta, quando sono sulla Terra e in viaggi interplanetari, rimango un po' perplesso, però mi diverto anche. Allora, il segretario regionale del PD disse, a
appena eletto. In 15 giorni risolviamo i problemi che ci sono in gallura all'interno del partito. Sognava? Sì, sognava. Ma ripeto, cioè ogni cosa ha il suo tempo. Cioè, 15 anni voleva dire, se è un errore, guarda, è un refuso di stampa. Il problema è questo: se la politica è un mestiere, ma per quale motivo io devo smettere di lavorare? Ci sei? Perfetto. Penso di averti risposto. Ecco, se la politica invece è, come dire, servizio, tieni presente adesso, noi ci stiamo accingendo alle prossime elezioni amministrative. Okay. Siamo qui per caso a parlare. Sì, certo. Così. Ecco, io per esempio. Lo diceva sempre De André quando lo intervistavano: dicevo, ho qui per caso una chitarra. e si metteva a suonare. Allora, noi ci stiamo accingendo alle elezioni amministrative. Che cosa sono stati questi 5 anni? Questi 5 anni sono stati 5 anni purtroppo di disastri, ma di normalizzazione. Cioè, noi in questi 5 anni abbiamo riflettuto tanto su cosa siamo stati. E a questo punto dovremmo pensare cosa vogliamo essere domani. Quindi il Partito Democratico. Il Partito Democratico al suo interno per me è un contenitore vuoto oggi, perché all'interno di quel contenitore... Prodi dice che ancora oggi è incompiuto, Prodi, Sì, è vero. Ma io mi sto calando da Saturno ad Olbia. Ad Olbia il contenitore è vuoto... Viaggio lungo, eh? Lo so. È vuoto, ma ci sono tanti ingredienti. Allora... Se noi riuscissimo per la prossima volta realmente, col sorriso prima di tutto, senza astio, col sorriso, a costruire un progetto serio e come dire, a metterlo, a porlo all'attenzione della collettività, io sono convinto che ci riconoscerebbero e ci possono anche riconoscere e dare la possibilità di guidare, dopo la riflessione, il rilancio della città. Io ho un modo, l'unico modo che intravedo oggi, demolendo quegli appartamenti costosi con le segrete stanze, che sono le primarie. A me piacerebbe fare le primarie libere e di partito, cioè di partito, di coalizione. Cosa vuol dire libere di coalizione? All'interno del Partito Democratico chi si vuole candidare si candidi. Io per esempio mi candiderei. Ci sei? La stessa domanda l'ho fatta al telefono ad Ivana Russu, perché lei ha dichiarato di volersi candidare. La stessa domanda l'ho fatta, nota bene, al telefono Ivana Russu, la stessa, ma non perché io, Ivana, io credo che lei sia una ragazza molto in gamma, molto capace, però non ci incontriamo perché quel contenitore è occupato da altre cose. La stessa domanda ho fatto a Carlo Careddu, la stessa domanda ho fatto a Rino Piccino o a Pierluigi Caria. Quindi grandi manovre. No, dico, andiamo, facciamo le primarie, le facciamo libere. D'altronde il nostro leader nazionale, per saggezza mostrata da Bersani, è diventato segretario del Partito Democratico con le primarie libere, cioè qualsiasi cittadino poteva andare a votare il segretario del PD. Ecco, noi voglio capire per quale motivo dovremmo fare primarie calate dall'alto, da Roma, da Genova, da non so dove, senza tener conto, ho finito, Pierpaolo, che invece noi ci rivolgiamo ai nostri concittadini, e senza tener conto che lo schema blindato e bloccato delle tessere non funziona più. Da tanto le tessere non le prende più nessuno, cioè il partito si sta dissolvendo, è abbandonato. Questo non lo so. Ad Olbia ci sono circa 1000 tesserati, quindi vuol dire che le tessere si prendano. Sì, io ho la mia e ogni tessera che gli amici hanno se la sono fatta a titolo personale, senza che nessuno li abbia guidati. Io credo che il Partito Democratico si debba rivolgere all'universo mondo per vincere le elezioni, proponendo, come auguri, ti ho detto, allora. No, auguri. Tra l'altro, guarda, è una cosa molto, cioè fare il sindaco a tosta. È difficilissimo. Ma salutiamo Emma. Beh, Emma va salutata perché è fondamentale. Almeno lei lo dobbiamo salutare. Pierpaolo. Lei ha già promesso il voto sia a Nizzi che a Fasolino. Addirittura. Però potrebbe. Ma guarda, io credo che nella segreteria dell'urna tutto può succedere. Sì, lo credo anch'io. Vero. Lo credo anch'io. Ci hanno accusato di non fare sufficientemente cultura. Bene. Quindi insomma cerchiamo di porre rimedio. Bene. Lei tu hai detto cittadino, operatore economico, insomma, che si dà da fare, eccetera, eccetera. Fa anche è uno che fa anche politica, quindi io guarda che regalo che ti faccio. Guarda che regalo, guarda, questo funziona, eh. Questo funziona, secondo me, guarda che bello.
Abbiamo fatto un investimento per avere questo. Quindi questo è proprio un trapano e questo è una pistola. Questo sembrava più una cosa da jihadista, però insomma, però insomma ce l'abbiamo fatta, è spuntato se, come se voti inizi, molte parole, molte parole. Ma se voti inizi però ti... la cultura. Beh, allora, eccolo qua. Abbiamo detto che forse il segretario regionale dormiva, si era assopito, non dormiva, si era assopito. Io non l'ho detto, l'ho detto tu. L'ho detto io, mi assumo la responsabilità. E 15 giorni avrebbe risolto i problemi. Diciamo che in Alice del Paese delle Meraviglie questa cosa poteva accadere. Bene. Prologo. Prologo del libro. I primi due capoversi secondo me sono perfetti. Ce li devo leggere? Sì, sì, sì. Posso mettere gli occhiali? Sì, certo, certo, certo. Beh, poi qui sono allora. Voce impostata, attoriale. Cerchiamo di far crescere il livello culturale dalla trasmissione perché Devo forse... arrivare al secondo capoverso. Sì, quindi sì, mi faccio proprio la linea così non vado oltre. Perfetto. Per tutto il pomeriggio dorato, senza fretta, abbiamo navigato. Bello, navigare è una meraviglia. Le nostre mani non sono abili, le nostre voci si fanno labili, mentre le braccia non sanno dare l'impulso necessario a remare. Barca crudele, ma questa l'hai... L'ho scelta apposta. Perché sai, è molto attinente, ma la barca piace, il mare piace. Allora, barca crudele, per ingannare il nostro lungo giorno sul mare, le mie bambine vogliono udire la favoletta che sto per dire. È possibile dire di no a tre bambine? Dirlo non so. Lettura esemplare, qui abbiamo abbiamo perso solo 300-400 voti, no, non così tanto, perché bisogna prendere i 300-400 voti, 30 voti. Allora, posso ripetere la lettura? No, possiamo dire una cosa al volo, tu eri, sei stato molto amico di Mennea, no? Negli ultimi anni l'hai conosciuto, ne abbiamo parlato. Sì. Per fare politica bisogna essere fondisti o velocisti? Fondisti. Perfetto. Ciao, alla prossima. Grazie a te. Grazie mille. E quando noi verremo su, perché la fogna scoppierà insieme a chi non ne può più. Mostruosamente vostri.